Una sorta di mega ambulatorio itinerante in un tir che erogherà servizi sanitari soprattutto nelle aree interne, 202 comuni abruzzesi interessati. La presentazione è oggi sotto il Palazzo del Consiglio regionale a Pescara. La Casa della Salute e i suoi servizi partiranno a settembre. Un progetto a cui sia il presidente della regione Marco Marsiglio che l'assessore alla salute Nicoletta Verì tengono molto. Portiamo la salute più vicino con questo mezzo mobile, un camion, non è un piccolo furgone o un camper, è un vero mezzo mobile, uno studio medico attrezzato di tutto punto con le attrezzature, i macchinari moderni, tecnologicamente avanzati, che possono fare un spettro molto ampio di analisi, di esami, di diagnosi, di terapie. E questo sarà fondamentale intanto per far sentire vicina l'istituzione, la salute, portarla veramente a casa, a domicilio, praticamente a casa, nella piazza del paese. Tutti potranno, senza fare code, senza prenotazioni, senza file, crediamo anche che questo servirà a tagliare molto le liste d'attesa e ad aumentare sensibilmente anche la percentuale di persone a rischio che si sottopongono agli screening oncologici, alle mammografie, ai controlli sulla glicemia, agli elettrocardiogrammi. Ma soprattutto in base a un'organizzazione che le quattro aziende metteranno in atto, visiterà 202 comuni per un'assistenza nei prossimi 36 mesi e quindi ancora di più rafforziamo quella prossimità che noi abbiamo sempre sostenuto e recupereremo senz'altro tutte quelle liste d'attesa che voi sapete sono ancora da recuperare, quindi stiamo mettendo in atto queste procedure e soprattutto andremo avanti con lo screening. A margine della conferenza stampa, l'assessore Verì alle domande dei giornalisti ha risposto brevemente sulla notizia dell'annullamento della delibera di revoca dell'ex DG della ASL 1, Roberto Testa, e sull'accoglimento del suo ricorso. Caso Testa all'Aquila, voi sapete che noi abbiamo rimosso il direttore perché ci sembrava opportuno farlo, in quanto nel periodo della pandemia bisognava dare delle risposte più celere e più congrue. Adesso leggeremo questa sentenza e vedremo se ci sono anche presupposti per andare ad un appello.